Entrano in campo le due squadre, è una giornata ovviamente nella quale c'è l'opportunità, soprattutto in casa Roma, di concedere una passerella a diverse protagoniste della cavalcata tricolore. Sostenbold. Buono movimento a dettare il passaggio in profondità da parte di Uebe, che va al limite per la conclusione di Giuliano, che pizzica la parte esterna del palo. Prima palla, gol della Roma al minuto 7, combinazione fantastica, competitiva ai massimi livelli anche a livello internazionale. Intanto occhio allo scatto di Vion, che va via dal Borghetti, resiste al tentativo di rimonta di Bowen e al 15° sblocca Roma-Inter. Ottimo piazzamento con il corpo ed Evelyn Vian fa 1-0. Scappa via dal Borghetti, che accenna la trattenuta. Buona traccia per Milinkovic, troppo macchinosa nella gestione del pallone, prova ad andare a recuperarlo con l'aiuto da parte di Cesar. Un po' di confusione al limite dell'area della Roma e allora Polli, che può aprire per Bugheia, ancora per l'attaccante dell'Under 23 azzurra, che impegna Siasa nella prima parata di questo pomeriggio. Conclusione troppo centrale, diciamo, si conclude il 24 con la disputa della finale di Coppa Italia tra Roma e Fiorentina. Tanto che la Roma ha recuperato un altro pallone, Kumagai non calcia, va dove? Che tutta sola colpisce una traversa clamorosa ad un passo dal raddoppio. La Roma poi il destro da fuori di Pilgrim, la parata comoda in due tempi da parte di Zetinia. Più facile lettura il portiere nerazzurra, Kumagai lucida fino alla fine, cerca di piazzarla. Ora sembra un po' meno compatta là dietro. Ancora Bonfantini, sfida Minami in velocità e sul tiro cross arriva l'ultimo tocco da parte di Lena Linari, il pareggio dell'Inter nel tentativo di anticipare al Borghetti, che aveva seguito l'azione. Linari toglie così. Ancora pressing efficace dell'Inter, Milinkovic e destro vincente all'angolino da parte di Lina Magul, che dunque ribalta tutto al 35esimo. Inter che passa in vantaggio, Roma che sembra avere un po' staccato la spina, e l'Inter che puntualmente la punisce con il diagonale di prima intenzione da parte dell'ex giocatrice del Bayern di Monaco. E proprio lei a giocare questo calcio di punizione con Alborghetti, rischia tantissimo l'Inter. Kumagai fino in fondo, 2-2, la ripresa subito la Roma con la riconquista al limite dell'area di rigore da parte del centrocampista giapponese, che poi è rimasta lucida, fredda, andando ad aggirare Zetini in uscita e con il destro a porta vuota. Qualche fischio di disapprovazione da parte del pubblico. Intanto l'Inter è ripartita ancora in contropiede con Bonfantini, che trova una traiettoria fantastica in pallonetto e riporta avanti la squadra nerazzurra 3-2, con una giocata davvero fantastica di Agnese Bonfantini, che ha visto Seasar legge fuori e va a beffarla in questo tentativo dal limite. Stava giocando una partita di grande attenzione, di grande concentrazione, fa proprio, abbiamo visto, ha rivolto lo sguardo verso la porta, ha osservato la posizione in Seasar e qui dimostra anche una delicatezza di tocco, niente male. L'ex giocatrice della Juventus può andare a sfidare Minami in uno contro uno, tocco di ritorno per Magul, Magul non la perde, torna fuori da Bugeia, sinistro inchiodato a terra da Seasar. Trollsgaard, gran palo in verticale, lo scatto di Vian che in diagonale buca le mani di Zetinia, ferma la sua doppietta e fa 3-3 al minuto 75. Pagata caro prezzo questa momentanea inferiorità numerica da parte dell'Inter. Qui è stata Milinkovic che non ha letto, non ha assorbito il movimento da parte di Vian, che era un po' sparita dalle scene in questa ripresa. Una grande verticalizzazione di Trollsgaard, si coordina al meglio e trova anche l'11° gol della sua stagione.
palla recuperata dalla Roma, Giacinti va col sinistro, supera Zetinia e firma il gol del 4-3. L'Inter che sembra aver esaurito il carburante proprio sul più bello. Altra palla persa malamente, Bowen va poco cattiva nel contrasto e anche Zetinia tutt'altro che perfetta nel suo tentativo di parata sul sinistro che non sembrava irresistibile di Valentina Giacinti, che dunque fa 10 in campionato. Dell'esaurimento dei 90 minuti e dell'ingresso in extra time, la Roma avanti 4-3 e con Giacinti che ancora va a colpire sotto misura, questa volta c'è la chiamata dell'offside, ancora una volta sfuma la prospettiva della seconda segnatura. A centro aria dalla parte opposta, ancora Giacinti, la segue Vian, palla per lei, Vian, fino in fondo, Vian! Occhi soltanto per la porta. Il direttore di gara che osserva ancora il cronometro e che dice che può bastare così. La Roma festeggia dunque con altri 3 punti davanti ai suoi tifosi la conquista dello scudetto.